Nuovo polo produttivo a Loranzè per i lavoratori ex Olit. Il 31 maggio ad Ivrea, presso il Centro per l'Impiego, è stato firmato dal Presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, il protocollo d'intesa per la realizzazione di un programma di investimenti volti alla ricollocazione delle maestranze dello stabilimento. Nei prossimi mesi potranno essere riassorbiti almeno 148 lavoratori della ex Olit in un nuovo polo produttivo nell'area di Loranzè. A siglare l'intesa, oltre alla provincia e alla regione, erano presenti i rappresentanti del governo, dei sindacati, dei comuni di Ivrea e di Loranzè. Oggi abbiamo verificato, ormai definito, che c'è un gruppo di imprenditori, alcuni imprenditori pubblici e altri privati, disponibili a realizzare a Loranzè il polo della pubblica amministrazione. Oggi verranno assorbiti entro 2007 148 persone, però le potenzialità sono tante. È chiaro che questo risultato si otterrà se le capacità imprenditoriali ci saranno forti, avranno capacità di svilupparsi, di essere fortemente innovativi, e se aiuteremo noi come enti pubblici anche questa idea del polo della pubblica amministrazione, che è un'idea obiettivamente intelligente e utile per la stessa amministrazione pubblica. Quindi oggi si parte con un protocollo, definisce un percorso, noi come provincia abbiamo svolto questo ruolo di regia, abbiamo fatto in modo che alcuni fondi del patto territoriale venissero trasferiti per questi insediamenti, quindi abbiamo aiutato questo percorso. Adesso il nostro ruolo continueremo a svolgere sul piano della formazione, sul piano della ricollocazione dei dipendenti, però c'è un coinvolgimento da parte di tutti. La regione dovrà svolgere il suo compito, i sindacati dovranno verificare, gli imprenditori dovranno realizzare ciò che si sono impegnati oggi a fare, quindi c'è una concertazione che non è soltanto di definizione di un obiettivo, ma una concertazione nella realizzazione.